Un po' insonnolito, ma ce la facciamo, ragazzi. Ma giusto un rapido commento, insomma, per due parole su quello che è accaduto oggi in pista. Ben ritrovati in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Sul bronzo delle Aviviani, sulle cadute, perché ad esempio abbiamo visto, no, nella Madison, purtroppo l'Italia si stava giocando comunque un bronzo, ecco, diciamo così. Caduta, poi gara che non viene neutralizzata subito, viene neutralizzata l'ultimo giro, si riparte da 9 giri, insomma, giuria che continua ad essere protagonista, oltre proprio agli atleti stessi, perché vabbè, organizzazione un po' così, ma adesso ci arriviamo. Paraciclismo, cioè in una botta sola praticamente, Claudia Cretti, doppio argento nello scratch e poi quindi sommando i vari punteggi delle varie gare. Insomma, i vari risultati, i piazzamenti, si crea anche la classifica dell'Omnium e risulta seconda appunto anche nell'Omnium, quindi doppio argento praticamente in contemporanea per lei, che secondo me, almeno dal punto di vista insomma delle medaglie, è MVP, ma proprio perché attualmente ha ottenuto comunque 3 medaglie, 2 argenti e un bronzo. È mancato lo spunto per l'oro anche questa sera, no? Lì nello scratch si poteva fare forse qualcosa di più, ma certo, poi servono le gambe e quant'altro, quindi però bravissima. In copertina ho messo però Elia Viviani, bronzo nella sua gara. Fondamentalmente sono contento perché pur non avendo, insomma, una condizione stellare, comunque è lì sul podio della sua gara, ricordiamo lo scorso anno e 2 anni fa a Roubaix vinse l'eliminazione, fu campione del mondo. Quest'anno bronzo, ripeto, non avendo una condizione ottimale, però gestisce di fatto benissimo, benissimo fino a quando rimangono in tre, ma non è che non abbia gestito bene poi in quel frangente, che semplicemente sono mancate le gambe. Ci ha provato, era l'ultimo del terzetto, ma il canadese comunque gli scappa. Poi l'altro, insomma, il britannico, io non ricordo come si chiama, Ethan Vernon, ecco, scusate, scappa a sua volta dal francese, quindi va a vincere nettamente il britannico, argento al Canada e bronzo quindi al nostro Elia Viviani, che per quasi tutta la gara, insomma, si gestisce in maniera magistrale, ripeto, ma ripetiamo, è comunque la sua gara, 2 volte campione del mondo. Peccato per questa condizione un po' così, però io mi accontenterei, appunto, vista la situazione, di questo bronzo. Ecco, fondamentalmente soddisfatto di questo. Per quanto riguarda il resto, abbiamo detto Claudia Cretti, doppio argento, paraciclismo, nello scratch e quindi anche nell'Omnium, quindi bravissima. Bravissima perché comunque 3 medaglie in un mondiale. E poi per il resto è arrivato un legno pure oggi. Non ce lo siamo fatti scappare, non vi preoccupate, è arrivato un legno pure oggi dal paraciclismo. E per quanto riguarda la Madison, insomma, ci sono rimasto così, cioè mi è rimasta perché comunque stavamo lottando per il bronzo. Questa caduta di Martina Fidanza che va praticamente dritta all'olandese che era caduta, ma Martina non aveva visto l'olandese poi, non avendo i freni, insomma, le bici da pista, ecco che 2 più 2 fa 4 e quindi volata per terra letteralmente. Ha preso una botta alla testa, si è poi rialzata, quindi quella è la cosa più importante, ovviamente. Gara che però, e lì la giuria veramente mi ha lasciato basito, cioè quando c'è un mucchio così, soprattutto gli atleti, 3 atlete sono cadute se non erro in quel frangente, ma cosa aspetti tu giuria a neutralizzare la corsa, visto tra l'altro che mancano pochi giri? Cioè sembrava non la dovessero neutralizzare più, mancavano 5 giri, siamo arrivati al penultimo o all'inizio addirittura dell'ultimo giro, eravamo forse quasi all'inizio dell'ultimo giro, gara neutralizzata. Che senso ha? O lo fai subito o a quel punto non lo farei per niente. Sarebbe stata una stupidata, ma a quel punto non lo farei per niente. No, vabbè. Mi sembra tipo la situazione della Formula 1. Faccio un po'
un off topic, no? Quando safety car, non safety car, cioè ci mettono veramente una quaresima per far uscire una safety car che molte volte è palese, ecco, una situazione di questo tipo. E quindi non so che dire. Questa cosa che è successa oggi, poi sono ripartite, o meglio, la gara è ripartita da 9 giri al termine per consentire alle ragazze, insomma, di svolgere l'ultimo sprint. Ma questa cosa qui, ciò che è successo ieri nell'Omnium con l'eliminazione, no? Un po' così nella gara ad eliminazione, scusate, nella corsa ad eliminazione delle Viviani lì con il tedesco. Poi la confusione della corsa a punti finale, cioè, come ho detto nel video di ieri, come ho scritto, la ciliegina sulla torta di una giornata, insomma, ciliegina paradossale, direi, perché comunque eravamo tutti confusi, tutti, tutti, in primis coloro che gestivano, insomma, che organizzavano, quindi giuria, gli atleti, i commentatori e noi tifosi. Però vabbè, poi nei giorni scorsi ho letto di problemi con le pistole che non sparavano, segnali sonori sfalsati tra un corridore ed un altro, insomma, i segnali di partenza, se non erro. Quindi una gestione un po' così, insomma, non è una bella cosa, soprattutto perché siamo ad una competizione di un livello tale che non si possono sbagliare certe cose e non si possono commettere tali figuracce, ecco, perché poi spesso e volentieri sono, tralasciando i problemi tecnici, cioè gli altri sono, le altre cose sono veramente palesi, oserei dire. Quindi ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Buonanotte a tutti, rapido video, forza azzurri sempre, grande Lia, grande Claudia Cretti, al prossimo video.